ci troviamo in una sala attigua alla chiesa del Carmelo, a Madonna del Carmelo. Il Carmine, per essere, diciamo, veloci, e per la gente di Augusta, noi stiamo parlando da Augusta, Siracusa. Allora, la curatrice del presepe che noi vediamo qui, la Marcella Spanò, la signora Marcella Spanò, che ha realizzato per il secondo anno consecutivo questo bellissimo presepe qui, con i costumi originali fatti proprio da lei, giusto? Bene, tutti i costumi. Bene, non solo i costumi, caspita, però dobbiamo, dobbiamo anche tutto. Costumi, complimenti bellissimi. Complimenti bellissimi. Quindi, sono tutti fatti allora. Magnifico. Allora, da questo punto di vista, possiamo dire che è un'artista completa. Bene. Un'appassionata. Quindi, va bene, ma d'altro canto, per realizzare anche questa opera quasi monumentale, per essere un presepe, no? Per essere un presepe tradizionale, sì. Diriamoci così, siamo anche fuori della telecamera, quindi la seconda edizione, secondo anno qui, perché prima dove si svolgeva? Allora, la tradizione del Natale è profondamente legata alla chiesa del Carmine, perché ricordiamoci, è la chiesa del Bambinello, il famoso Bambinello, che durante la quindicina gira un po' per tutti i quartieri di luglio e gira per tutti i quartieri di Augusta, mantenendo viva una tradizione bella e importante da far conoscere, perché i festeggiamenti della Madonna del Carmine sono festeggiamenti che si portano avanti con le sole questue, con le elemosine spontanee, senza bisogno di contributi né pubblici né privati, e questo lo diciamo con orgoglio. Bene, il Bambinello è quello che viene, accompagnato dal famoso tamburello che accompagna per le strade di Augusta, ma chiaramente è un'immagine dell'infanzia di Gesù. Sì, allora, certo, questa chiesa è legata profondamente, anche perché è una chiesa ex conventuale fondata dai padri carmelitani nel 1565, e l'ordine carmelitano è un ordine dove la devozione, il culto all'infanzia di Gesù è profondamente legato alla stessa spiritualità dell'ordine. Quindi è una testimonianza preziosa di quella che è stata la presenza dei carmelitani prima delle leggi di soppressione del 1866, che noi come terzo ordine carmelitano, come terzo ramo di quell'ordine che ha portato avanti nei secoli tutte le devozioni e tutta la storia di questa chiesa e di questo convento, cerchiamo di mantenere ancora viva. La novena di Natale è una novena molto sentita e molto, è tornata a essere molto partecipata, ha subito un periodo di stasi anni addietro, è stata ripresa 3 anni fa e da allora come terzo ordine ci siamo impegnati non solo a far sì che ritornasse ad essere celebrata, che all'interno della novena ci fossero anche presenze di artisti. Quest'anno il maestro Marco Zarbano ha allietato la messa del 23 dicembre, la corale Euterpe, la messa d'apertura e così via, e così negli anni passati altri artisti. Stasera chiudiamo. Stasera, oggi è il 4 gennaio, chiudiamo questo che è il Natale al Carmine 2016 con questo grande concerto che tra poco avrà inizio, che vedrà appunto la presenza del maestro Zarbano, del maestro Frisenne, del maestro Passanisi e la grande bravura del dottor Caso, al quale grazie, voce recitante. Il presepe napoletano invece è un presepe che nasce come presepe privato, però proprio nel riproporre finalmente e far resuscitare questa novena al Carmine che sembrava un po' fatta dimenticare ai fedeli di Augusta, si è voluto invece arricchire e potenziare la novena al Carmine allestendo in questo salone che è l'ex oratorio della Madonna del Carmine, del convento del Carmine, allestendo questo presepe che prima era semplicemente custodito in una casa privata, nella casa di chi l'ha realizzato. Ah, ecco, di Marcella Spanò. Possiamo inquadrare, per piacere, sto montando il ritratto di Don Carmelo Ruggeri, che è stato il canonico rettore di questa chiesa per anni e anni, compositore e musicista, che ha scritto anche, se la memoria non mi tradisce, il canto per la Madonna delle Lacrime. Sì, e quindi è un augustano che è scomparso e che meriterebbe, come il fratello Paolo Ruggeri, che fu internato in un campo di concentramento, meriterebbero entrambi di essere ricordati. Ma per ora dobbiamo chiudere. Giorgio Caso, però, vi ringrazio per l'attenzione.